Vediamo se ci vuole entrare. Del cibo di Cile Pianeta, Expo di maggio 31 ottobre 2015. Questo è il dottore programmati inerenti alla cucina ecologica. Mi scusi, cosa, e per lasciare il messaggio, cosa lei sta pensando di Bosch? Le piace questa cosa? Ah, ho capito, sì, no, ma dico, a livello di domotica, cos'è che fa di automazione per nell'ambito della cucina? Avete qualcosa di particolare oppure no? Cioè, Grazie.
scritto nel 2020, la situazione è differente. In un forno quindi se sia sulla teglia volontaria o in teglia, perché io la teglia la posso fare in teglia, di avere di ridurre i tempi di cottura e soprattutto di ottenere l'effetto dopo la degustazione di una pizza questo forse di è quello che consente a una pizza classica margherita alla pizzeria avere una cottura così immediata e vabbè, quindi c'è anche ovviamente un effetto no, dal che può avere la legna. Quindi cos'è che fai? La ricarica dura, la ricarica, la capsula dura 30-40 giorni a seconda della modalità di esposizione. Tra l'altro si può cambiare senza necessità di attesa, si cambia semplicemente la carta. Quanto costa? Arriva a settembre e costerà 69 euro. Così 69 euro. Sì, 69 dispense e le, pardon, le capsule che saranno da 2 e 12 euro. Da 2 e 12 euro. E te che le vendete in questo sì, negozio? Grazie. Sì, sarà possibile acquistare anche una grande distribuzione. Sì, dove sono quelli lì, quei cerchi lì sopra? Dove sono? Cappe. Ah, cappe, semplicemente. Cappe. Capito. E però per attivare, ma solo per indicare... No, no. Vedete in prospettiva di usare ultrasuoni oppure no? C'erano dei progetti sperimentali per usare ultrasuoni come si usa nell'ambito industriale, no? No, per il momento non lo so. Capito? E come, comunque che peculiarità ha questa vostra, la vostra vigna? Allora, noi quello che abbiamo, vi faccio vedere su questa macchina. Cioè, cosa di, mi interessa cosa ha di particolarmente nuovo, diciamo. Sì, allora, c'è una tecnologia che si chiama Power Dry, e quello che fa è asciugare perfettamente le lavastoviglie, le tovaglie, ok? E prendendo qua sopra la umidità dopo la pulizia, quindi c'è qua un ingresso di... riesce a vedere in rosso? Sì, sì, capito. Okay. Comunque, senti, il problema è grosso del lavastoviglie, che è sempre stato, e pulire il fondo di pentole che rimane incrostato. Sì. Quando ero giovinetto c'è un sistema di buttare le palline dentro nella lavastoviglie. Adesso quel problema lì com'è che è risolto? Cioè non lo risolvete praticamente? Per pulire la pulizia? Il fondo delle pentole che rimane incrostato. Sì, allora noi abbiamo la tecnologia che è una tecnologia patentata dalla Whirlpool, sì. Si chiama Power Clean. Sì. Quello che è un forno all'induzione. Meraviglioso, un bel design. Non le vedo, tipo questo, o questa, ma ci arriva a diceva, è la macchina del caffè, il caffè in americano. No, 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 questa è per il latte, ah. Il caffè viene fatto così. Ah, ho capito. Questo scende, sì, sì. Scende dell'altezza giusta, se la mette un millimetro alto, scende. Questi invece, questi sono questi. È un forno, microonde. Questi sono due forni misti, tradizionale e con l'apparecchio per il vapore. Quale appoggia un bricchetto con l'acqua, la macchina in automatico tira su la quantità di acqua che serve per il tipo di programma impostato. E lo fa uscire da un buchetto. Il microonde c'è per caso anche l'infrarosso insieme o no? Complementare, no? Non so. No, sta chiedendo troppo.
Vabbè, ognuno lo compro. Guarda, cos'è questo twist pad? Non sa. Non ho capito. Cos'è questo twist pad? Cos'è che fa? Non sa. È un gioco. Cioè, come, sta, come funziona? Ah, lui è bravo. Fagli vedere. Com'è il twist pad? Come l'è? Deve schiacciare. Sì. Poi esce il numero. Sì, sì. Deve selezionare la piastra. Sì, sì. Vede? E mettere lo stesso numero che ce l'ha. Ho capito. E poi schiacciare. Ho capito. E poi cosa succede? Se lo fai in meno tempo vince. Ho capito. Ma è solo valenza ludica, non è che ha verificazione. Grazie. Sembra che l'hanno ancora pronto, non riuscite a sapere già il profumo, la zucca si è solo della lunghezza, oppure qua c'è 100 gradi. Quindi la pioggia per enfatizzare l'effetto della ruggine. Ah, ho capito. La finitura è fatta appunto. Voi cosa che fate praticamente? Forni? Noi facciamo tutto quello che vede, cucina e arredamento in generale. Ah, ho capito. Non solo cucine, ma anche capito. Bagni. Ho capito. E quella cos'è, una cappa? È una cappa flessibile. Promise one of the Michelin stars, but we will sell you the tasty cigarettes.